Ciao a tutti! La pianta di oggi è stata scelta dal mondo di Mary. Anche lei ha un canale YouTube ed è un canale per tutti, amanti della natura, grandi e piccini. Lì troverete fiabe, racconti e filastrocche, video di natura, quiz e video a sorpresa. Quindi se non conoscete il canale andate a cercarlo e iscrivetevi. Il mondo di Mary ha scelto il glicine. Il glicine è un arbusto rampicante molto amato perché è in grado di adornare con eleganza terrazzi e giardini nelle case di campagna. È una pianta anche di origine asiatica e fiorisce tra aprile e maggio. Il glicine è simbolo della sessualità e della femminilità, ma con un significato che si lega anche alla riconoscenza e all'amicizia. Di solito in giro vediamo dei glicini che sono sul lilla o sull'azzurrino, ma ne esistono anche di altre colorazioni, tipo blu intenso, azzurro, bianco, malva o anche rosa. Il glicine è protagonista di molte storie cinesi e giapponesi. Si narra infatti che gli imperatori durante i loro viaggi portassero con sé dei piccoli bonsai di glicine da regalare in segno di amicizia e benevolenza agli abitanti delle terre straniere. Poi c'è una vera e propria leggenda italiana che narra l'origine del glicine. Secondo la tradizione piemontese c'era una volta una pastorella di nome Glicine che piangeva e si disperava ogni giorno per il suo aspetto fisico. Si sentiva brutto rispetto alle altre ragazze. Un giorno, mentre piangeva la disperata, le sue lacrime caddero sul terreno, generando una meravigliosa pianta profumata, il glicine. Circondata da tanta meraviglia, la ragazza smise di disperarsi e piangere, perché era contenta di aver generato da solo un fiore così bello. Glicine viene anche considerato un talismano contro le avversità ed è da regalare a chi sta più a cuore. Questa pianta predilige un'esposizione in pieno sole, ma tollera anche le posizioni a mezz'ombra o completamente ombreggiate. In questo caso però la fioritura sarà rallentata e avverrà in modo meno generoso rispetto allo sviluppo di una pianta in piena luce dei raggi del sole. Ringrazio tanto il mondo di Mary per avermi dato la possibilità di parlare del glicine. Andate a vedere il suo canale e niente, ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao!